chiamo Joelle. E io mi chiamo Giada. Oggi faremo un pigiama party con preparativi veloci e simpatici. E poi via al divertimento! Come potete notare, abbiamo grembiuli tutti uguali, riportati dalla Spagna per noi tre. Bruco! Le pizzette! Spiedini al wurst e le olive! Tartine salate! Le girandole! E i nutellotti! Bruco! La prima ricetta sarà il bruco! Ci servirà il pane da tramezzini, un cetriolo, il burro, una bella mozzarella, il prosciutto, dei pomodori, salmone affumicato e uno stampino. Iniziamo! Io intanto farò i fornini con il pane da tramezzini. Io taglierò i pomodori fini. E io taglierò la mozzarella fine. Mentre Lisa finisce di fare i cerchietti, noi riempiremo con pomodoro e mozzarella. Noi adesso faremo le altre parti del bruco. Io aggiungerò il salmone e io il burro. Abbiamo finito quello con il salmone, adesso faremo quello con il Philadelphia e il prosciutto cotto. Mentre Giada taglia i cetrioli per fare le zampette al bruco, loro infilzeranno il bruco. E voilà! Il primo piatto, eccolo qua! Le pizzette! Ora proseguiamo con la seconda ricetta! Ci servirà la pasta sfoglia, un cucchiaino, sale, pomodoro e olio, mozzarella e capperi. La ricetta sono delle pizzette. Pizzette piccole. Sì, io condirò il pomodoro con un po' di sale e olio. Io taglierò la mozzarella. E io invece delicatamente srotolerò la sfoglia. Adesso inforniamo per circa 10 minuti. Adesso sforneremo le pizzette. Spiedini al wurst e le olive. Siamo alla terza ricetta. Ci serviranno spiedini, olive, fagioli, pasta sfoglia, rosellino zighettato, wurst. Aggiungerò gli spiedini in forno. Ecco il risultato. Il nostro risultato. Ora passiamo alla quarta ricetta. Tartine salate. Siamo alla quarta ricetta. Ci servirà salsiccio, stracchino, patate, una formina, la scamorza e lo speck, ricotta, spinaci e sfoglia. 3, 2, 1, let's go! Io preparerò la salsiccia e lo stracchino per le tortine salate. Io invece per la mia tortina spiegherò la patata e poi farò speck e scamorza. Io invece mischierò la ricotta e insieme agli spinaci. Ora andremo a riempire le nostre formine. Io con spinaci e ricotta. Io con salsiccia e stracchino. Io con scamorza, speck e patate. Deve venire questo risultato. Questi risultati. Adesso andremo ad infornarle per 10 minuti. Per 10 minuti. Questo è il risultato. Le girandole e i nutellotti. Blu 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 blu. Eccoci alla quinta e sesta ricetta. Per i nutellotti servirà una vaschetta, 150 g di farina, un uovo, cioccolata sciolta a bagnomaria, noi ce l'abbiamo bianca, e Nutella, 200 g di Nutella. Iniziamo! Mentre invece per fare le girandole, un rosolino per la pizza o un coltello, pasta sfoglia, marmellata o Nutella, e zucchero di canna. Aggiungo 200 g di Nutella nella vaschetta, intanto aggiungo l'uovo, mischiamo il tutto. Noi stiamo tagliando la pasta sfoglia. Adesso prendiamo la super tazza e alluniamo un poco a poco. Dobbiamo metterci lo zucchero di canna sopra. Ecco il risultato. Questo è il risultato della pasta dei nutellotti. Molto compatto deve essere. Ora noi due faremo le
le formine dei biscotti. Le palline le dovete anche un po' schiacciare. Metteremo in forno per circa 15 minuti a 200 gradi. I biscotti sono cotti e fa anche la rimana. Un tavolo da picnic. Cominciamo! Il primo piatto è un bruchino. Il secondo piatto le pizzette. Il terzo piatto gli spiedini con olive e wurstel. Quarto piatto le tortine. Quinto piatto le girandole. E ultimo piatto nutellotti un pochino bruciacchiotti. Forza canguri, dai!